Palazzo Cesaroni, l'imponente e prezioso edificio che dal 1977 è sede del Consiglio regionale dell'Umbria, poi assemblea legislativa, diventa sempre più luogo aperto e pronto ad accogliere gli studenti in primo luogo e poi visitatori e cittadini intenzionati a conoscere le attività istituzionali che vi si svolgono, ma anche le bellezze architettoniche ed artistiche che impreziosiscono la sua struttura. Per agevolare la visita e la conoscenza di Palazzo Cesaroni vengono messe a disposizione efficaci tecnologie multimediali che permettono di seguire un percorso a tappe in cui, in ognuna di esse, sono spiegate funzioni e attività degli organi istituzionali che regolano la vita democratica dell'Umbria, l'Assemblea legislativa, le commissioni, i comitati. Il filo d'Arianna che guida il visitatore nel suo viaggio all'interno della istituzione regionale è costituito da un tablet che, puntato sulla tabella che contrassegna il percorso all'interno del palazzo, fa apparire una guida virtuale, un avatar, che con parole e immagini illustra funzioni, ruoli e attività dei vari organi dell'Assemblea legislativa, in un percorso che non può che iniziare con il simbolo dell'identità unitaria della Regione Umbria. Proseguendo nel percorso viene spiegato come funziona l'aula dell'Assemblea legislativa, la presidenza, le attività dei gruppi consigliari e poi ancora delle commissioni e dei comitati. Ma la guida multimediale introduce e svela al visitatore anche le bellezze di Palazzo Cesaroni, il grande e austero edificio civile che, fatto costruire da Ferdinando Cesaroni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dal 1977 ospita l'Assemblea legislativa della Regione Umbria. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha riservato sempre una grande attenzione alle attività di educazione alla cittadinanza rivolta agli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado. Dal 1982 l'istituzione organizza infatti visite con l'obiettivo di offrire ai giovani studenti un'occasione anche didattica di conoscenza diretta dell'Assemblea legislativa. Dal 1982 al 2017 188.891 giovani studenti umbri hanno partecipato al progetto Scuole in Assemblea legislativa. Nell'anno scolastico 2017-2018 le richieste di visita in assemblea sono triplicate rispetto agli anni scorsi. Oltre 3.000 studenti umbri visiteranno infatti Palazzo Cesaroni e saranno impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro e di cittadinanza attiva europea. Tutti dati che dimostrano l'attenzione e l'interesse del mondo della scuola verso queste tematiche che, sviluppate nei progetti di educazione alla cittadinanza, rientrano tra le funzioni proprie dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.